perché se li vuoi usare per la camera da letto te li chiedo indietro. Ma secondo voi questo è un prestito o è una presa per il naso? A occhio. Cioè, mi presti i soldi che io ti ho pagato, che ti devo restituire, però per spenderli, li devo spendere per comprare dei monopattini elettrici. Ma chi se ne fotte dei monopattini elettrici? Io ho bisogno di aiutare le mie aziende, le mie famiglie, le mie imprese, non di andare in giro con monopattini elettrici. E poi, ieri sono stato a Lampedusa, in giornata, L'unico milanese che va a Lampedusa senza costume da bagno, parte la mattina e torna la sera. È un'isola stupenda, lavoratori stupendi, imprenditori, ristoratori, commercianti, albergatori, medici, insegnanti, con un mare incredibile, e sono sbarcate 3.000 persone negli ultimi giorni. E voi capite, a questo punto però io ho una certezza, non abbiamo un governo incapace, perché c'è un limite all'incapacità. Abbiamo un governo complice dei criminali, è un governo complice dei trafficanti di esseri umani. Quindi, appena torniamo al governo, perché ci torniamo al governo, vi do la mia parola d'onore che non mi arrendo e non mi torno, fino a che non torniamo al governo, sull'immigrazione, sulle tasse, sulla burocrazia, sulle infrastrutture, sui rifiuti, abbiamo le idee. L'ultimo pensiero prima di dare il microfono a Susanna è a un tema fondamentale per noi, per voi, per tutti, perché entra nelle case di tutti: la scuola. Abbiamo la signora Azzolina come ministro della scuola. Sono 8 milioni di studenti, 1 milione di insegnanti, 8 milioni di famiglie. Noi su questo facciamo battaglia tutti i giorni, perché un paese che non investe sulla scuola è un paese morto. Ci sono 200.000 precari, ci sono... E a che cosa pensa sto genio? Ai banchi con le rotelle. Ai banchi. Io non vedo l'ora di comprare, lo pago personalmente io, un banco con le rotelle da portare al ministero per licenziare il ministro più incapace che la scuola italiana abbia visto negli ultimi anni. Le rotelle, Ale, Ale, perché all'incapacità si unisce il pregiudizio, e torno alla Toscana. Perché è un pregiudizio che anche in Toscana si tocca con mano, ed è contro tutto quello che puzza di privato, di libero. Le scuole private, le aziende private, le partite IVA, gli artigiani, i commercianti, i professionisti, i piccoli imprenditori. C'è questa tara mentale di una certa sinistra per cui tutto deve essere sotto il controllo dello Stato, alla moda sovietico. E poi si è visto nella sanità in Toscana, si è visto sulla pelle dei toscani il tutto controllato da mamma regione, che casino ha portato, con centinaia di milioni di euro di buco e troppi ospedali chiusi che noi andremo a riaprire con Susanna, perché sulla salute non si taglia, sulla salute non si scherza e non si risparmia. Quindi in bocca al lupo. E vi faccio solo una richiesta, sono io che chiedo questa volta una cosa, ma oggi sono il 24, quindi sono 7 giorni arrivati nel luglio, 31 di agosto fanno 38, più 20 a settembre, 58 giorni. Ragazzi, 58 giorni passano in un quarto d'ora. A sinistra pensavano di avere già vinto, però se leggete i giornali iniziano a essere preoccupati. Iniziano a essere nervosetti. Quando uno che ha già vinto dice che Susanna è un cane al guinzaglio, vuol dire che ha una paura fottuta di perdere. Vuol dire innanzitutto che è un maleducato. E poi che ha paura. Quindi, campagna elettorale pacata, rispettosa, costruttiva, e a coloro, non qua dentro ma fuori, che dicevano
tanto inutile, tanto già perso, tanto in Toscana non candidiamo nessuno. Vedrete, vedrete, l'abbiamo visto nei comuni, l'abbiamo visto a Pisa, a Siena, ad Arezzo, a Grosseto, a Massa. Piano piano, io ho due desideri: uno, vedere finalmente dopo 50 anni un cambiamento in regione Toscana, dove non ci siano toscani di serie A e toscani di serie B, e dove ci siano cittadini tutti uguali, non gli amici degli amici, dei raccomandati della CGL o della Casa del Popolo, tutti uguali. E poi Susanna governatore, o governatrice scegli tu, sarà l'inizio di un percorso che però porterà Firenze a essere famosa nel mondo, perché ogni tanto mi capita, ma mi è capitato anche ieri a Lampedusa, c'erano dei toscani, abbiamo chiacchierato un po', mi ha detto: dove vai Matteo? Guarda, io stasera sono a Roma, poi domani sono a Firenze. E loro fanno l'assioma, no, Firenze Renzi. Che cosa ha fatto di male Firenze per essere legata a Renzi? La liberiamo questa splendida città da questo triste gemellaggio con questo triste personaggio, sì o no? Quindi, in bocca al lupo, ho bisogno che voi, siamo in 300, 400, non si può dire, però sono in tanti, stasera Firenze, domani mattina sarò a Prato, poi sarò alla una a inaugurare la prima storica sede della Lega nel centro di Bologna, giusto perché ci piacciono le cose difficili, poi sarò a Imola e sarò a Pesaro, perché l'Italia merita tutto il nostro impegno. Lascio la Toscana nelle mani vostre per i prossimi 58 giorni, probabilmente ci sarà un'affluenza bassa. Chiudo con questo pensiero. Si voterà il 20 settembre. Il 20 settembre ci sarà stato lo sblocco dei licenziamenti, lo sblocco degli sfratti. Teoricamente avranno riaperto le scuole, che non saranno delle scuole ma saranno degli autoscontri con i banchi a rotelle. Ci sarà Equitalia, che dal 1 settembre torna a inviare, quindi mettete come noi i panni di uno che ha il negozio in centro a Firenze, che è disperato, c'è il mutuo, non c'è turisti, non c'è nulla, e dice: io non vado a votare. Mi date una mano ad adottare, a svegliare in questi 58 giorni, non tanti, vi chiedo un impegno, come i fioretti per i bambini, una persona al giorno, non 50, uno di quei fiorentini, uno di quei toscani che trovate domani al bar, in edicola, in chiesa, in negozio, in porta, e dice: ma tanto non voto, che tanto non serve. Il 20 settembre 2020, voi, non io, lei e voi, potete scrivere una pagina di storia che i vostri figli e i vostri nipoti si ricorderanno per i prossimi 50 anni. Una persona al giorno, una coscienza al giorno, e quello che sembra impossibile diventa realtà. Walt Disney diceva: se puoi sognarlo, puoi farlo. Io sogno una Toscana bella e finalmente libera. Grazie, buona battaglia, buona fortuna, buona vita, buona Toscana, viva la Lega e viva Susanna Ceccardi. Grazie di cuore. Mi sposto, se no mi dicono che ti faccio ombra. Ma quelli che dicono così non mi conoscono tanto bene. Ma all'inizio forse, ora se ne stanno un po' correndo e in effetti cominciano ad avere paura. Ma lasciamoli lì nel loro torpore, ma piuttosto lasciamoli lì a credere che stravinceranno. Guardate, ci sono già passata. Mi candidava sindaco in uno dei comuni forse più rossi della Toscana, dove vincevano col 71% al primo turno da sempre, e diffondevano in campagna elettorale, quando io mi sono presentata, i sondaggi dove loro avrebbero stravinto col 65% al primo turno. E noi che non
avevamo una lira e i sondaggi non ce li potevamo permettere, e ci credevo a questi sondaggi, dico, madonna, se li perde anche questa volta, perché i sondaggi del PD lo gli danno al 65%. Io ci metto il cuore e l'anima, con la mia squadra, abbiamo buttato il cuore oltre l'ostacolo, e guarda un po' che il risultato mi si è ribaltato e la mudata ce l'hanno presa loro davvero. Io credo che stavolta potremo replicare, no, quel sogno piccolo di quei tanti sindaci che si sono presentati per la prima volta nei comuni iperrossi, strarossi della Toscana e hanno ribaltato 70 anni di governo di sinistra. Lo ha detto prima Matteo, Pisa, Massa, Siena, Grosseto, Pistoia, Arezzo. Chi l'avrebbe mai detto dopo 70 anni che questi comuni avrebbero ribaltato il loro colore? Beh, abbiamo vinto in quei comuni anche grazie all'elettorato che un tempo non ci votava. Oggi la battaglia non è più il centro-destra contro il centro-sinistra, ma la battaglia vera è quella che abbiamo già vinto in quei comuni, che dobbiamo vincere ancora in Toscana, cioè il rinnovamento contro il sistema di potere, che magari con una certa sinistra, che è quella di Berlinguer, questi non hanno niente a che vedere. È questa la vera battaglia, è il rinnovamento contro la restaurazione. Ma ditemi voi, ma Renzi, si appoggia alla coalizione centro-sinistra, Gianni e la Saccardi, ma che cosa hanno a che vedere con Berlinguer, con una sinistra storica anche che era radicata in Toscana? Assolutamente niente. Ma io l'altro giorno sono stata a Livorno, in un comizio, devo dire, una piazza molto calda, molto accesa, un quartiere popolare dove i cittadini, che magari il tempo votavano a sinistra, chiedevano più sicurezza, chiedevano più legalità. E dall'altra parte c'erano alcuni amici dei centri sociali che si sono messi in veglia e ho detto, scusate una cosa, vorrei parlare con voi, perché finalmente voglio capire perché siete qui a contestarmi e non siete in piazza a contestare il PD. Perché sui centri sociali, vi dite che cosa ha fatto il Partito Democratico negli ultimi anni? Ve lo dico io. Il 60% delle case popolari in Toscana sono state costruite prima degli anni 80. Oggi in Toscana, in tutte le città, abbiamo delle case popolari vecchie che hanno bisogno di manutenzione e quindi se le ha totalmente dimenticate quella parte di elettorato, quella parte di base sociale che aveva. Tant'è che tante periferie hanno cambiato colore e oggi votano noi. Ma sui disabili, sulle persone in difficoltà, sui disoccupati, di qui al 31 dicembre del 2020, secondo i dati Istat, in Toscana ci saranno 150.000 nuovi disoccupati. Secondo l'IRPEF dell'Istituto Regionale, sono un po' più ottimisti, 100.000. Anche facendo una media, 120.000. Sono dati che fanno paura, perché sono un decimo degli occupati oggi in Toscana. Quindi, su questo noi aspettavamo un piano shock da parte della Regione Toscana per evitare queste disoccupazioni, per evitare alle aziende di chiudere e di licenziare. Guardiamo le altre regioni che cosa hanno fatto per le piccole e medie imprese. Il Veneto ha stanziato 110 milioni a conto perduto per le imprese, ho sentito il nostro assessore Marcato che mi ha confermato questi dati. Il Piemonte, 88 milioni a fondo perduto per le piccole imprese. Ma vogliamo dire anche una regione di sinistra? L'Emilia Romagna, 45 milioni per le piccole e medie imprese. La Toscana, niente, hanno stanziato 5,6 milioni per coloro che assumono a tempo indeterminato. Sto girando tutti il tessuto produttivo toscano, i vari settori che sono la nostra eccellenza, dal cartaio, ero all'imprenditore del tessile a Prato, ero nelle imprese agricole della Maremma, ero dalle imprese balneari, tutti mi dicono, nessuno di noi con l'incertezza che ci aspetta assumerà a tempo indeterminato. Quindi un provvedimento innanzitutto insufficiente e ideologico. Noi contro l'ideologia ci candidiamo a governare la Toscana, perché contro una coalizione che propone come unico punto della propria campagna
ideologia, noi ci poniamo in maniera post-ideologica. Io non mi sento di appartenere alle ideologie degli anni 30, scusate, quando forse aveva un senso, dico, dichiararsi antifascista, ma badate, non è un giudizio di merito, ma sicuramente ci voleva più coraggio negli anni 30 ad essere antifascisti in Italia e negli anni 30 ad essere anticomunisti in Russia, sotto Stalin, che oggi a svincolare una bandiera in piazza soltanto per ricorrere l'ideologia. Oggi i problemi concreti, e ce lo dicono gli imprenditori, sono altri, ce lo dicono i lavoratori, ce lo dicono le famiglie, ce lo dicono le mamme, sono altri. Ma le mamme che hanno bisogno di lavorare, io parlo per esperienza, una figlia di 10 mesi che deve scrivere all'asilo, sono stata attaccata anche su quello perché avevo deciso di scrivere mia figlia all'asilo pubblico. Intanto nel mio comune, da quando governiamo noi, le graduatorie per gli asili le abbiamo esaurite e quindi tutti trovano posto per l'asilo comunale o nell'asilo privato a prezzo convenzionato, quindi chi non se lo può permettere va nel privato e il comune gli sovvenziona la quota parte per pagare la quota. E questo non accadeva col PD, sapete perché? Perché avevamo un dipendente che aveva rubato 550.000 euro, fratello di un assessore del PD. Poi andrà a fare la morale sugli asili a me, che ha deciso di scrivere mia figlia alla mia. Ma il problema di tante mamme, in tanti comuni che magari non se lo possono permettere dal bilancio comunale di esaurire le graduatorie, è che non ci sono i posti per gli asili. E allora questa è la vera emergenza in Toscana. Permettere alle mamme di non dover scegliere se lavorare o stare in famiglia e avere dei bambini. Ecco, questa è la vera emergenza. La vera emergenza è sicuramente il lavoro. Il lavoro, l'ho detto prima, ci aspettano dei tempi molto bui. E le imprese ci chiedono soltanto una cosa, al di là dei provvedimenti immediati per la ripartenza. Ci chiedono di essere messi in condizioni di lavorare. Perché dietro alla burocrazia regionale finalmente arriva un po' l'aria condizionata, attento, ora tra un po' arriverà, perché dietro alla burocrazia regionale stanno morendo imprese e cittadini. È un po' calda la sala, è la prima cena dove si dimagrisce piuttosto che ingrassare. No, non è una prova di sopravvivenza questa, che l'aria condizionata è iscritta alla CGL. Sento che sta arrivando un vento nuovo, anche in questa sala come in Toscana, tra poco mi sento che arriverà l'aria condizionata. Il vento nuovo in Toscana, quando si parla di infrastrutture, io mi guardo indietro e negli ultimi 10 anni di Giunta Rossi non c'è una infrastruttura strategica per la Toscana. Poi oggi nel diario semplificazioni ce l'hanno messe tutte, faranno tutte, mari, monti, ponti, autostrade, ferrovie. Sappiamo bene che quello può rivelarsi il libro dei sogni, perché intanto sulle opere che dovevano essere inserite in un decreto non le hanno inserite perché non si sono trovati ben d'accordo. Tante di quelle opere non sono finanziate e quindi dovranno trovare le coperture per poterle fare. E soprattutto ci sono diverse parentesi perché il diavolo si nasconde dei dettagli e dice salvo intese, le faranno salvo intese, quindi aspettiamo altri 30, 40, 50 anni, tanto noi toscani siamo abituati ad aspettare e se siamo abituati ad aspettare. No, poi siamo al paradosso che in Toscana, sull'aeroporto di Firenze, danno la colpa a noi e loro governano da 50 anni in regione, da 70 anni in comune, ma se l'aeroporto di Firenze non si è sviluppato è colpa nostra. Cioè, siamo veramente al paradosso, dei paradossi. E noi abbiamo detto una cosa, l'aeroporto di Firenze ha bisogno di sviluppo, ha bisogno di essere messo nelle condizioni di attrarre nuovi turisti, soprattutto oggi che Firenze è vuota, è totalmente vuota, è veramente un panorama spettrale andare nel Central Park della Toscana oggi. Però credo che se sono stati bocciati i progetti al SAR, al Consiglio di Stato, qualcosa va rivisto. Allora rivedremo, ma non raccontando balle fiorentine.
dobbiamo fare un progetto credibile, sostenibile, fattibile per poter veramente dare un nuovo impulso all'aeroporto di Firenze e a tutti i fiorentini. Ma permettetemelo, in Toscana non c'è bisogno soltanto dell'aeroporto. Le infrastrutture che servono sono tante. Il 37% della linea ferroviaria toscana non è elettrificata. Cioè questi parlano di ambiente, di sviluppo, di progresso e ci abbiamo ancora i treni che vanno a Gaiorno e che inquinano. Per andare da Fiume a Firenze, allora dice, la gente in treno non ci va. Tu prendi la macchina, dove parcheggiare al parcheggio Scandalone, poi deve arrivare alla Santa Maria Novella, quando arriva a Santa Maria Novella, dopo 2 ore, può prendere il treno per Milano e ci mette meno di 2 ore. Quindi ci mette meno andare a Milano piuttosto che da Siena a Firenze. È pazzesco. Così come io che dall'altro giorno sono stata da Massa a Siena. Andare da Massa a Siena è un altro discorso. Ci vogliono più di 2 ore. Allora, per mettere la Toscana a sistema, per metterla in rete, per permettere a tutti i cittadini toscani di non essere cittadini di serie B, ma tutti i cittadini di serie A, bisogna pensare alle infrastrutture, innanzitutto quelle su Rotaia, quelle su Roma. E questa è la vera prospettiva. E poi sul ciclo dei rifiuti. Sono stata a Prato ieri a visitare le imprese del tessile. Allora, le imprese del tessile sono pratiche, sono un'eccellenza mondiale, perché trasformano quello che è uno scarto, quelli che sono i nostri abiti usati, in nuovi abiti, li portano a nuova vita. Ed è un'economia circolare perfetta, quello che sarebbe destinato ad andare in scarica, un rifiuto, viene portato a nuova vita e produce ricchezza, produce economia. Ebbene, ultimamente anche l'Europa, insieme alle normative nazionali e regionali, si è messa di mezzo per rompere le scatole a chi non solo crea lavoro, ma fa un favore all'ambiente. Allora credo che questo sia insostenibile. Noi ci siamo battuti da tempo in Europa per difendere questo importante settore, ma ci batteremo ancora di più in Regione Toscana per facilitare la vita a chi non solo facilita e difende l'ambiente, ma chi crea 45.000 posti di lavoro. Così come le cartiere di lusso, così come il settore dei conciatori nelle province Trappisi e Firenze, nel settore del cuore, qui abbiamo anche alcuni imprenditori del settore che lavorano. Ecco, innanzitutto la mia campagna è una campagna d'ascolto, in mezzo alla gente, in mezzo alle imprese, in mezzo a chi lavora, mentre gli altri li vedo molto nei salotti, molto a fare delle scene alla ragosta. Stasera abbiamo la pappa al pomodoro, abbiamo un po' di pecorino, farro e bresaola, quindi non saranno le scene di Gianni che ho visto passeggiare alla ragosta, però credo che stare in compagnia, ascoltare buone proposte e avere un sogno che non è un sogno clientelare per la Toscana valga molto di più di una cena col caviale della ragosta. E io pure, Toscano, un incontro con i cittadini, incontro una parte fondamentale della nostra Toscana, che sono i sindaci Ispido, Luca, Augusto Michele. Io ho chiesto ai miei colleghi una semplice domanda. Io, quando ho fatto il sindaco, non ho mai ricevuto una telefonata dal presidente Rossi, da un membro della sua giunta o da Gianni Zanni, per sapere non di cosa avesse bisogno Dan Cercardi o la sua famiglia, ma di cosa avessero bisogno i suoi cittadini. E così ho chiesto a loro, a tutti i miei colleghi sindaci che ho incontrato, dai comuni più piccoli ai comuni capoluogo, ho chiesto, ma voi che hanno mai chiamato? Se non solo non ci hanno mai chiamato, ma a volte non ci hanno mai risposto su questioni importanti che riguardano i cittadini, che riguardano lo sviluppo del nostro territorio, che riguardano la nostra economia. Allora io credo una cosa, che il governatore, la prima cosa, la prima telefonata che deve fare quando va in ufficio, la deve fare un sindaco. Non tanto per sapere di cosa ha bisogno o come sta, ma di cosa hanno bisogno i suoi cittadini, che sono anche i cittadini toscani.
Ecco, questo è un impegno che mi prendo. La prima telefonata che farò dal governatore sarà ad un sindaco, che abbiamo 374 in Toscana, quindi in un anno, anzi, mi ci avanza anche chiamare 2 o 3 volte. E lo farò. Perché ripartire dal territorio è importante, valorizzare tutti i territori, perché nessun territorio toscano deve essere in serie A e di serie B. Vedete, c'è anche una concezione filosofica di fondo. Loro hanno il concetto, e l'avete sentito, che la Toscana diffusa. Che cos'è che si diffonde? Un servizio che parte dal centro e poi arrivano le briciole anche nelle altre aree della Toscana. No, la nostra concezione è totalmente diametralmente opposta. Noi siamo per la Toscana dei territori, per la Toscana che deve valorizzare i singoli territori e tra loro, con le loro eccellenze, con le loro diversità, con le loro peculiarità, devono essere valorizzati per fare il sistema. E questa è la concezione che noi opponiamo a quella invece del decentramento, dello spopolamento, degli piccoli ospedali più chiusi. Noi abbiamo contestato fortemente all'opposizione la riforma Saccardi. Oggi c'è un'intervista dell'assessore alla sanità Saccardi scandalosa che dice: noi abbiamo dovuto tagliare i piccoli ospedali, i servizi negli ospedali per i governi, per i tagli che ci hanno fatto i governi di centrodestra. Gli siamo sentiti con Alberti Jacopo, gli ha risposto lui e gli ha risposto bene, perché i numeri non fanno politica. C'è una tabella che per domani i giornali pubblicheranno che dimostra come gli unici governi che abbiano tagliato pesantemente sulla sanità sono stati i governi loro, Monti, Letta, Renzi, Gentiloni. E noi non abbiamo tagliato sulla sanità. Quindi le bugie hanno le gambe corte, anche perché basta andare sul sito del Ministero della Sanità che si vede benissimo chi ha fatto i tagli e chi no. Allora, se voi in Toscana avete fatto i tagli alla sanità e ai piccoli ospedali, è colpa vostra e dei vostri governi. Non date la colpa a chi non c'era, come che poi tanto vi si scopre anche subito. Le bugie hanno le gambe corte. A proposito di bugie, c'è un'altra cosa bella che vi dico, perché comunque è importante che voi siate anche sentinelle, attente, sui social, sul territorio. Stanno diffondendo bufale, sul mio conto. L'altro giorno, sul conto mio della Lega del centro-destra, ho letto un post di un certo, deve essere un milanese, un personaggio con questa male legna, si chiama, questa qui è la pavosa, tra l'altro, che ha scritto che io e te avevamo pagato 50 euro, un attore di colore, per arrostire un gatto di peluche. No, ma che ci dici? Ha migliaia di condivisioni questo posto, migliaia, ha fatto il giro su web. Mi fa tutti gli scherzi, dicono, allora, io ti ho pagato 50 euro? Sì, lo so, guarda, che non occorre pagare 50 euro, mi hanno già dato 35 euro al giorno ai nostri amici per portarvi qua e fare quel posto. Non occorre che io farò 50 euro in sì, poi questa è una, però ci sono altre, stanno diffondendo delle mie dichiarazioni false con la mia foto, ci sta gente a bocca, perché sull'arcipelago delle sardine c'è un gruppo di sardine che abboccano, hanno scritto, la Ceccardi ha detto che i toscani sono fannulloni, quindi votate questa, la Ceccardi ha detto ai bambini di non guardare i funghi perché sono comunisti. E stai mirando per il guerra. Ora, all'inizio per i due, poi vedi che sono 2, 3, 4, 5, sono tante queste questi post, e dietro forse c'è una strategia, volta a delegittimare l'avversario, volta a diffondere bufale. Allora, questi signori sappiano che li ho querelati, così se non sapete leggere né scrivere, ma per la detta magari si scelgono e se fanno qualcosa, se il finanziamento andrà in beneficenza a chi ne ha davvero bisogno, magari a quelle persone che la sinistra ha dimenticato. E mi auguro che arrivi in questo soldi, che almeno vanno per una nuova causa, una buona causa. Ma chi magari c'è dietro a questa strategia?
sappia che le bugie hanno le gambe corte corte e al 20 e 21 settembre si arriva in fretta. E i cittadini toscani non hanno la mente annata, si sapranno distinguere tra le bufale che hanno raccontato loro per 70 anni e invece chi propone una vera alternativa per la Toscana. Io voglio ringraziare tutti voi che siete qua nella sala stasera, ma se invece potevate essere da qualche parte, a parte non che sono disagio neanche al mare, però potevate essere a casa vostra. Voglio ringraziare tutti i segretari provinciali che ci stanno dando una mano, tutti i nostri consiglieri regionali, parlamentari, tutti i militanti. E voglio dire che la mia campagna, quando è cominciata, mancavano 80 giorni. In 80 giorni si è fatto il giro del mondo. Noi faremo un bellissimo viaggio in questa Toscana che ha bisogno di essere riscoperta, risollevata, aiutata. E lo farò insieme a voi, non lo faccio da sola. Sto avendo molti riscontri positivi su questa campagna fatta di concretezza. Anche alcune persone di sinistra che hanno visto il mio confronto con Eugenio Zanni e la Nazione e sono rimasti positivamente colpiti da me che, insomma, parlano, mordono, non mi taglio. Sono una persona tranquilla e comunque non gliene mando a dire, come per esempio i buchi dell'Alti Massa 400.000 di euro. Ma sono anche rimasti colpiti dalla vacuità, dal vuoto delle proposte dell'avversario. Ebbene, io penso che fare altri confronti come questo, diffonderli, parlare delle cose concrete che interessano i cittadini sarà la nostra chiave. I nostri leader nazionali, oggi Matteo, l'altro giorno ero con gli altri leader del centrodestra, le liste civiche siano importanti, ma ancora più importante è quella fetta di elettorato, quella fetta di cittadini che oggi non vuole andare a votare, né gli uni né gli altri, perché pensa che tanto non cambi niente, perché pensa che tanto la sua vita non possa migliorare. Ecco, noi dobbiamo parlare con quelle persone e convincere che libertà è un'alternativa per loro. E comunque stando a casa decidono sempre i soldi, perché a votare ci vanno soprattutto quelli che hanno da mantenere le proprie rendite di posizione, quelli che hanno da mantenere i propri clientelismi e quelli a sinistra continueranno ad andare a votare. Per cambiare veramente le cose dobbiamo convincere le persone libere ad alzarsi e andare a votare e a cambiare la storia della Toscana come una matita. Matteo, io lo stimo, io apprezzo e lo seguo da anni perché da lui ho imparato lo spirito di sacrificio, lui sacrifica la famiglia, ha due figli bellissimi e spesso mi sacrifica per girare la Toscana e per lanciare il messaggio di speranza e di alternativa. Io sto sperimentando in questa campagna elettorale cosa significa sacrificare la famiglia. Mia figlia la vedo meno, ieri sono tornata a casa e batteva le mani, era andata a battere le manine, che è la cosa che mi ha riempito il cuore, sono piccoli temi che però ti fanno capire quanto stai sacrificando, ma che lo stai facendo anche per lei, che lo stiamo facendo anche non solo per noi stessi, ma per i nostri figli e chi seguirà. Quindi questa non è una battaglia politica che accade tutti gli anni, la prossima è tra 5 anni. Ma sono già 50 anni che qui non cambia niente, vincono soltanto i soldi. Adesso è veramente arrivato il momento di dare un'alternativa alla Toscana, di dare un'alternativa e un futuro alla Toscana. Io, grazie al vostro sostegno, ce la metterò tutta e sono sicura anche voi. Grazie. Bon.
competenza, una riflessione ascoltando Susanna, ascoltando un sindaco, ascoltando una mamma, ascoltando una militante. Oggi è venerdì e per la prima volta nella storia sembra lontano geograficamente ma rischia di essere vicino culturalmente una delle più importanti basiliche cristiane al mondo, la Basilica di Santa Sofia a Istanbul, è stata islamizzata. Per la prima volta il regime turco islamico oggi ha ufficiato la preghiera islamica in quello che era un tempio della cristianità. Ecco, Istanbul rischia di non essere lontana da Firenze, perché a furia di dire venite, 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 a furia di far finta di essere quello che non siamo e basta con la mamma e col papà, tiriamo fuori il genitore 1 e il genitore 2, integriamo, basta col presente, basta col crocifisso, basta col David a Firenze, prendiamo lezione da una grande fiorentina come Oriana Fallaci, abbiamo il potere di difendere i nostri valori, la nostra storia e il nostro futuro. Viva Susanna, viva Firenze, viva la Toscana e viva la libertà soprattutto.